E siamo tornati in studio, siamo ancora ad Angoli, grazie per essere come sempre ancora in mia compagnia. Vi ricordo come restare in contatto anche con la redazione, basta scrivere una mail al nostro indirizzo di posta che è angoli@espansionetv.it. Voglio iniziare questa seconda parte del nostro appuntamento svelandovi un segreto. Sapete, io ho davvero un grandissimo desiderio, domattina vorrei svegliarmi e saper suonare la chitarra elettrica benissimo. E sapete chi mi insegnerà a farlo? Lui, il nostro ospite, Leo Leoni, ciao! Leo, ciao, che gioia enorme averti qui, grazie, tu sei un grandissimo chitarrista, sei 1,70 m di chitarra, poco. Chitarrista dei Gotthard, esatto. Che è una band famosissima che ha un grande successo, questo grazie a tutti i componenti, grazie soprattutto a te che l'hai fondata. Tanti anni fa questo, tanti, poi grazie tanti a tutti. Anni fa, adesso ne parliamo e ci sono tante cose nuove, tante cose belle, quindi davvero grazie, da domani iniziamo a fare lezione. Sì, quello che mi preoccupava è come faccio a insegnarti questa notte a suonare la chitarra, sarà un po' dura, però cercherò di... Tutto concentrato, sì, in una ce la notte, faremo. Ma questo si fa, anzi potrebbe essere il testo di una canzone. Assolutamente. Ascolta Leo, raccontami di te, come nasce questa band, un po' della vostra storia. Stai parlando di Gotthard? Certo, perché poi Gotthard arriviamo alle cose nuove. Gotthard sono nati tanti anni fa, quindi tanti, non so, più di 25. Abbiamo festeggiato quest'anno il 25esimo anniversario. Con Silver, con l'uscita del primo disco, quindi 25 anni dopo abbiamo fatto questa cosa qua, un bellissimo anniversario, un traguardo raggiunto. Certo. E niente, siamo partiti nel lontano 1990 qualcosa, 91 dovrebbe essere, siamo partiti per l'America, vabbè, poi... Primo, secondo, terzo disco, poi abbiamo cambiato un po' direzione, abbiamo fatto un acustico e niente, siamo stati in giro 25 anni per il mondo. In giro per il mondo, ma sempre presenti nelle classifiche, anche per un lunghissimo tempo, io questo lo so, è vero. Qualche anno, abbiamo fatto più di 470 settimane. E come si fa ad essere, insomma, così tanto amati e così tanto bravi da rimanere a lungo nelle classifiche e quindi nel cuore delle persone che ascoltano? Non lo so, penso che forse un po' di fortuna, forse... Un po' di tutto, penso che i fan ci hanno sostenuto, hanno apprezzato quello che abbiamo fatto e niente, siamo ancora qua e cerchiamo di fare al meglio quello che possiamo e divertirci soprattutto. Ascolta Leo, quali sono le tappe più importanti di questa vostra storia artistica, quelle che tu come fondatore ricordi e che davvero è dentro di te? Ma sai, ce ne sono veramente tante, quindi dall'inizio che c'era un sogno, c'era questo sogno che si partiva da questo piccolo paese, il Ticino, dalla Svizzera, quindi si conosceva il formaggio, gli orologi, tutto quello certo. Che vuoi, le banche, ma sicuramente non si pensava che si poteva fare musica rock. Esatto. Certo. Quindi questo è stato il fatto di aver fatto il primo contratto e si sperava in un primo disco d'oro, abbiamo raggiunto questo traguardo, poi il secondo disco, poi tutte queste cose, quindi delle grandi soddisfazioni. Quindi ogni risultato vi dava c'era un passo dopo l'altro, per andare avanti e continuare. Non ci siamo mai fatti, c'era una grande aspettativa, era quello che avremmo voluto essere un gruppo che durava nel tempo, quindi non una toccata e fuga, come dire, ma semplicemente si costruisce qualcosa per poi continuare nel tempo, come i grandi gruppi, certo. D'altronde, come... Oggi si può prendere l'esempio ancora degli Stones o comunque questi grandi dinosauri. Ecco Leo, voi avete fatto, infatti voi avete fatto la storia insieme a questi grandi nomi che hai citato. Non ancora così grande, però. Però insomma, ci si sta lavorando. E siete molto molto amati, molto seguiti e molto conosciuti. Oggi, per le nuove band che iniziano invece un percorso artistico, visto che tu hai tanta esperienza, secondo te si può pensare di riuscire a rimanere così tanto sul palco e nel panorama musicale come avete fatto voi? È uguale, è meglio o è peggio? Allora io penso che è giusto pensarlo, ma soprattutto è giusto crederlo. Se ci credi magari una possibilità la trovi. Penso che sia molto importante continuare a sognare e non fermarsi al primo ostacolo, cosa che molto probabilmente al giorno d'oggi succede un po' spesso così, il primo litigio sul palco perché hai bevuto la mia acqua invece dell'altra, certo. Cioè, comincia il primo patatracco, magari il primo piccolo successo, cominciano un po' gli antagonismi dell'interno di quello che può essere la band. Quindi prima di tutto un rispetto per quello che stai facendo, tanto lavoro e non lasciarsi demolire dalla critica o questo o quest'altro. Quindi essere compatti ed essere determinati. Assolutamente sì. La vostra band quindi è stata così? Perché la siete nostra band tanto è stata così, avanti. Sì. Diciamo che purtroppo l'unico line-up che è stato cambiato è dovuto a... alla perdita del nostro infatti cantante. Io proprio questo volevo sapere, a un certo punto è successo qualcosa. Esatto, che purtroppo. Cosa? Beh, certo. Steve è partito per le vacanze, non è più tornato, purtroppo. Diciamo che l'unico cambiamento forzato è stato questo, cosa che nessuno ha mai voluto,
siamo dall'inizio tutti assieme, niente, abbiamo continuato, abbiamo fatto l'audizione, siamo stati fortunati di aver trovato Nick Meder, che è un grandissimo cantante anche lui, e abbiamo continuato con lui. Abbiamo fatto gli ultimi 6 anni e si va avanti. Quindi questo significa che stare uniti aiuta molto. E soprattutto essere uniti con i fan che ti supportano. Certo. È importante, perché i fan sono quelli che ti danno la forza di andare avanti. Quindi è sempre un dare per forza ricevere. Quindi è importante dare e poi si vedrà. Certamente. Allora, a proposito di dare, Leo, se sei d'accordo, c'è una clip che parla di voi e della vostra musica. L'ascoltiamo? Ok, penso che sia una clip di questo nuovo progetto, però stai dicendo. Infatti poi quando okay. rientriamo parliamo proprio di questo, non mi fantastico. Devi anticipare. Ah, non sentiamo la clip e poi ne parliamo. Ed eccoci di nuovo qua. Allora, abbiamo visto una clip che non riguarda i Gotthard, ma che cos'è questa sorpresa? Questa sorpresa è praticamente l'unico pezzo inedito di questo nuovo progetto che sto facendo, che è un side project, quindi un progetto a parte di quello che sono i Gotthard, che continuano e continuerò sulla stessa strada che abbiamo certo. fatto negli ultimi 25 anni, un nuovo progetto che si chiama Corleoni. Perché un nuovo progetto? Un nuovo progetto, in realtà è un nuovo vecchio progetto, progetto nuovo, è qualcosa che volevo togliermi una spina nel fianco. Ed è un progetto che è un tributo, se vuoi, ai primi 3 dischi dei Gotthard, della prima parte dei Gotthard, di brani che sono andati un po' nel dimenticatoio col passare degli anni. Quindi è un omaggio in qualche modo che tu fai al lavoro dei Gotthard. Assolutamente sì, ai Gotthard, a un grande cantante, un amico che è scomparso, che è Steve Lee. E quindi è un omaggio che faccio, è un regalo di Natale, visto che cominceremo qui. A suonare esattamente certo. nel periodo natalizio, è un regalo che faccio a me stesso, ai Gotthard. E soprattutto magari ai fan di primo acchito dei Gotthard, quelli che magari preferivano la versione un po' più rockettare, un po' più... Quindi questa è anche una dimensione un po' differente, musicalmente parlando? Dimensione? Ma sì e no. Perché? Che sei? Dove sì e dove no? Ma diciamo che la prima parte dei Gotthard era un pelino un po' più rock, un po' il volere di essere
il volere di essere la libertà, quindi di essere libero e di entrare in questo discorso rock and roll, libertà, cosa che poi purtroppo entra la macchina business, dove si spostano un po', ci si sposta un po' sui bisogna diversi, bisogna un po' adeguarsi. Questa cosa. Cosa che mi è restata sempre un po', diciamo un po'... non tanto simpatica, ho capito. Indigesta, certo. Quindi ho deciso che 25 anni dopo, con l'aiuto di un grande cantante che ho incontrato in uno dei nostri tour in Spagna, che è Ronnie Romero, che è un incredibile cantante, veramente una cosa impressionante, che è in tour, tra l'altro, visto che parli di chitarristi, eccetera, eccetera, certo. È in tour con Ritchie Blackmore, con i Rainbow, e Ritchie Blackmore, per chi non lo sa, è quel grande chitarrista che ha inventato Smoke on the Water. Cioè, questo riff, stanotte me la insegni così poi domani qui ad Angoli. Non so se sarò all'altezza di suonarla tanto bene come lui, però presto a poco dovrebbe funzionare. Bene, senti, ascolta Leo, a proposito di tour, di spettacoli, abbiamo un minuto a disposizione, ricordiamo, perché tu sei quasi on stage. Sono quasi on stage, sì. Praticamente domani siamo al Temos a Agno, un piccolo club della periferia di Lugano. Poi saremo il 22 a Harburg, nella Svizzera tedesca, il 23 vicino Zurigo di Eticon e al 30 di dicembre saremo in piazza Lugano per festeggiare quasi la fine dell'anno. Certo, assolutamente. Sarà un festival rockeggiante, diciamo, che va dal rock più leggero a quello un po' più potente. Quindi musica, musica, musica. Leo, allora, io in apertura della nostra chiacchierata ho svelato quale fosse il mio desiderio. Siamo anche nel periodo, insomma, delle feste di Natale. Tu ce l'hai un desiderio, me lo vuoi? Si può dire, innanzitutto? Io non ho diversi desideri. Non ho diversi desideri. Quello che sta al primo posto. Ma che in questo momento qua, dove non si sa cosa sta succedendo in questo mondo, sicuramente sarebbe utile avere qualcuno che pensa un po' di più alla pace e non a chi ha la potenza più grande per poter discutere come si fa a fare pace. Qua mi sembra che si parla più di guerra che non di guardare cosa succede. Quindi un po' più di bontà nel mondo penso che non manca, non è mai abbastanza. Non sarebbe male, assolutamente. Questo è il desiderio principale. Poi tutto il resto potremmo cominciare a sperare di riuscire a insegnarti. Certo, a infatti la adesso chitarra. Salutiamo gli ascoltatori di Angoli, lanciamo l'informazione che viene dopo di noi, invece io e te andiamo subito ad imparare a suonare Perfetto. La chitarra elettrica. Io ringrazio così. Leo Leoni ringrazio per essere stato grazie qui con me, un grandissimo regalo per questo Natale. Grazie, torna presto. E grazie anche a voi, c'è l'informazione.